sono arrivati ad Arezzo in sella la propria moto da ogni parte d'Italia per il primo raduno turistico interamente dedicato alle moto BMW che si è svolto lo scorso fine settimana. I motociclisti hanno avuto modo anche di conoscere la città in un percorso cittadino sino a Piazza della Libertà, dove sono stati ricevuti dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, anche lui in sella alla propria moto assieme al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Uno spettacolo incredibile, 350 moto parcheggiate ordinatamente in piazza del comune e in piazza del Vescovado. Un'occasione unica per un sacco di motociclisti del grosso modo centro Italia, c'erano dalle Marche, dall'Umbria, molti toscani, qualcuno dall'Emilia. È un modo anche questo per far conoscere la nostra città, organizzare. Ringrazio il BMW Motor Rad di Arezzo e il suo presidente che hanno voluto organizzare questa cosa. Anche il comune ci ha messo del suo, con la polizia municipale, con i divieti di sosta che abbiamo dovuto mettere per consentire alle persone, ai motociclisti di parcheggiare. Però devo dire che è stata una bellissima, questo tempo che ci ha aiutato, meraviglioso. La carovana è poi partita alla volta del Passo della Libia e di Anghiari per poi tornare verso Arezzo passando per la vecchia strada di Palazzo del Pero e dopo il valico dello Scopetone.